per chi te vi è stato appunto un messaggio importante, quello lanciato da Papa Giovanni II, ecco, a 30 anni, che cosa è cambiato? Un messaggio importante, uno scossone alle coscienze di tutti, questo appello alla conversione. Cos'è cambiato? Una sensibilità più matura riguardo al fenomeno mafioso, certamente. Se ne parla, si ha una consapevolezza che oltre l'azione criminale, che certamente è facile da vedere e da cui prendere le distanze, c'è anche una sorta di atteggiamento, di mentalità mafiosa che è più difficile da vedere e quindi a volte se ne è vicini, a volte addirittura io direi così serenamente, contaminati. Il tentativo è dell'impianto mafioso è quello di costruirsi un Dio a propria immagine e somiglianza, da dominare, da imporre, sul quale avere potere. Per questa ragione di fatto si scontra con il Dio che propone la Chiesa, per così dire, perché il Dio che propone la Chiesa non è un Dio che lo propone la Chiesa, è un Dio che si è fatto carne, è venuto Gesù Cristo, ma ha dato alla Chiesa i criteri per riconoscere un vero discepolato da una falsa religiosità. Per cui mai e poi mai i mafiosi intendono sottoporsi al giudizio della Chiesa. Con quella sorta di grido, con quell'incitazione, ha espresso la sofferenza, ma anche la forza di ribellarsi. È stato ripreso poi in qualche modo, tanto da Papa Benedetto XVI a Palermo nel 2010, se non ricordo male, di recente da Papa Francesco, ed è fondamentale, io credo, questo contributo anche della Chiesa insieme alle istituzioni, insieme alle società civili, per cambiare davvero la cultura, per cambiare le coscienze. E in questi 30 anni è cambiato molto, ma non si può ancora abbassare la guardia. È cambiato molto in termini di reazione delle istituzioni, dello Stato. Ci sono stati dei risultati importanti ovviamente nella lotta alla mafia. Ci sono delle leggi che oggi sono modello a livello europeo. Sono tutti temi su cui io lavoro. E però non bisogna abbassare la guardia, bisogna lavorare soprattutto rivolgendosi ai più giovani. Si dice insegnare la legalità. Quel discorso di Agrigento del Papa ebbe come reazione le bombe al Laterano e al Velabro a Roma, in qualche modo anche la morte di Padre Puglisi, natura in questo contesto. E noi abbiamo, lo dirò più tardi, abbiamo tracce di un'intercettazione di 12 anni dopo, in cui un importante mafioso palermitano, assistendo in televisione alle esequie per la morte di Papa Giovanni Paolo II, diceva: non gli perdonava ancora quella che egli definiva nel nostro dialetto una sbrasata, cioè la sparata, dice lui, a danno di tutti i siciliani. Mi pare un fatto significativo, cioè 12 anni dopo quei fatti, davanti al cadavere del Papa che vedeva in televisione, ancora ricordava quelle parole che evidentemente avevano colpito non solo i cattolici, non solo i comuni cittadini, ma proprio i mafiosi in quanto tali.